L'inizio del mese di luglio apre ufficialmente la finestra al mercato estivo. In attesa delle diverse situazioni relative alla Covisoc, le società del girone C cominciano a muoversi tra mercato e panchine. Galvanizzato da una stagione sopra le aspettative dei playoff conquistati, il Monopoli guarda con fiducia al prossimo campionato. La società ha confermato parte dello staff tecnico che ha accompagnato la squadra in questa stagione di Serie C. Dall'allenatore in seconda Anaclerio al preparatore dei portieri Monaco fino al preparatore atletico Valentini, l'assetto per la prossima stagione ha definitivamente preso forma in casa biancoverdi. Potrebbe tingersi di monopolitano il futuro calcistico di Claudio Cassano, talento barlettano, attaccante classe 2003, nell'ultima stagione grande protagonista con la maglia della Roma nel campionato Primavera 1. Se dovesse concretizzarsi l'operazione con il club giallorosso, quella col Monopoli sarebbe per Cassano la prima esperienza nel calcio dei grandi. Dopo più di 200 partite con la maglia dell'Albino F, Carmine Giorgione potrebbe lasciare il club seriano in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista e capitano dei Lombardi ha ricevuto un'importante proposta da parte del Giuliano. Il Pescara chiude per Giorgi Tuniuv, colpo estone per il centrocampo di Zeman. Per la prossima stagione l'ex PAL ha accettato il contratto fino al giugno del 2026 proposto dal club abruzzese. Si era inserita nella corsa anche l'Atalanta Under 23. Weekend di riposo per Marcello Cardi, il direttore sportivo del Benevento, però nei prossimi giorni brinderà il portiere Nunziante e l'esterno Carfora. Entrambi nei prossimi giorni firmeranno il loro primo contratto da professionisti.